Mondovia arriva al tie break al Palabione contro una Orocash Piccolecco che nell'ultimo set riesce a rimontare addirittura 6 punti di distanza. Coach Marco Gazzotti, una partita sempre giocata con grande equilibrio, qualche rimpianto per il tie break? Ah, sicuramente, cioè, quando vinci 12-6 e poi lo perdi, il rammarico non può che esistere, quindi loro hanno fatto nella fase finale delle grandi difese, una bella rimonta, però noi ci abbiamo messo tanto del nostro per non portare a casa i 2 punti visto il punteggio, quindi dobbiamo fare mea culpa su tutti gli errori che abbiamo commesso nell'arco di tutta la partita, in particolar modo nella fase finale del quinto. Laura Grigolo, tra l'altro ci siamo spaventate a una certa perché all'inizio del terzo set, uno scontro con una compagna, siete rimaste a terra, un colpo al viso, ci sembra che tu stia bene. Sì, fortunatamente poteva andare sicuramente peggio, ma me la sono cavata penso con una grossa botta, quindi dai, sicuramente stavo meglio prima, però purtroppo succede, fa parte del gioco e quindi adesso sto abbastanza bene. Per quanto riguarda il match, per l'appunto una grande equilibrio nel primo, nel quarto, anche nel secondo e nel terzo, con voi che andate in vantaggio, la Picco che rimonta un quarto set alla fine dove la Picco riesce quasi a portarla ai vantaggi, qualche rimpianto rimane? Sì, ci sono tanti rimpianti, gestioni di certe situazioni dove sicuramente ci manca la lucidità, e questo non è successo solo questa sera, ma ci succede spesso, forse probabilmente ci succede all'inizio dell'anno. Sicuramente dobbiamo lavorare su questi aspetti e niente, quindi guardare un po' il nostro gioco, perché l'eco sicuramente ci ha messo in difficoltà, però ci sono tanti demeriti da parte nostra. Per quanto riguarda la classifica, coach, andate a punti anche oggi, comunque con questo tie break arrivavate da 3 vittorie di fila, salite a quota 14. Sì, in questo momento noi dobbiamo guardare in casa nostra, al nostro gioco, alle cose che dobbiamo migliorare, ovvio che guardiamo anche la classifica, guardiamo anche i punti, però abbiamo bisogno di migliorare e ottimizzare meglio il nostro gioco, le nostre caratteristiche, commettere meno errori stupidi o situazioni che possono essere modificabili e che ci possono dare quella qualità e anche quella fiducia in più per gestire meglio il resto della stagione. Da Palabione, Davide Tagliabue, è tutto.